Abbiamo quasi perso una torre. Questo è quello che commenta sempre i video. Primo, sono giapponese. Non vinceremo mai questa partita. Sono più vecchio di Papa Vegas. Sono vecchio, ma ti spacco tre corone dentro al sacco. Nel corso della storia si ricordano tantissimi inventori. C'è chi si è svegliato e sbam, ha inventato la lampadina, chi la ruota, chi il telefono, la Apple, la Microsoft. Bene, oggi mi sono svegliato e ho deciso di inventarmi il mazzo mascherato, un altro stupido video. E ovviamente a me piace entrare dentro a ciò che invento, ed è per questo che ho preso una maschera. Non vi spaventate, raga, sono io. Avrò la voce tipo Eros Ramazzotti, ma tranquilli, sono io. È un po' sbilenca. Come dite, non mi riconoscete? Ok, adesso mi riconoscete sicuramente. Bene ragazzi, questo è Epni e bentornati in questo nuovissimo video della serie di Clash Royale. Come dite, sono un po' invecchiato. No, assolutamente no. Adesso vi spiego subito come funziona il video di oggi. Punto numero uno, c'è un'offerta interessante con un baule magico, quindi andiamo immediatamente ad aprirla. Abbiamo la lapide, la razzo, il cannone, il goblin lancieri, sgherri, valchirie e per concludere lo scheletro gigante. Oggi andremo insieme ad utilizzare il mazzo mascherato. L'ho già preparato, è qua nello slot 1, ma prima volevo spiegarvi in cosa consiste. Avete presente, no? Che ci sono 70 carte disponibili e la maggior parte sono truppe che presentano un volto. C'è la principessa, lo strego del ghiaccio, il domatore con la sua barba, la valchiria, il moschettiere. Poi invece ci sono carte come loro: il boia che porta una maschera, il pec che è il portatore di maschera per eccellenza. Allora ho deciso di creare il mazzo mascherato solo per voi. Boia, bombarolo, principe nero, pecca, cioè bottaniere, mega sgherro, estrattore di lisir e tronco. Ovviamente queste due ultime carte per rendere bilanciato il mazzo e provare a vincere almeno una partita in arena leggendaria. Oh guarda, posso potenziare il boia, che figo. Ma che cazzo sta facendo questo? È partito, ha tirato la tornado. Questa non conta niente, non voglio vincere così. Sono giapponese. Estrattore di elisir, mossa pericolosa perché potrebbe lasciarmi, invece non lo fa. Ce la camperiamo? Ma sì, dai, perché no? Pecca dietro, in tutta tranquillità. Aspettiamo che si avvicini quell'aggeggio. Questo lo metto lì perché deve uccidere adesso gli sgherri. Uno solo ne ha preso, ma che sfiga. Riesce pure a colpire la base con quell'aggeggio, ma va bene, ha messo un estrattore. Non so se sia stata un'ottima scelta per lui mettere l'estrattore, eh. Quello deve colpire il moschettiere e degli scheletrini in preventing. No, non ci sono scheletrini. Ok, perfetto. Ho preso il moschettiere però. Buono! Raga, siamo in base. Guarda il... Oddio! Che briscole, tira il pecca! Allucinante. Quello muore. Good. Sono contento. Mettiamo subito il secondo estrattore, così la produzione diventa a 1000. Golem. Bene, gli direi di non sottovalutarlo quell'aggeggio. Quindi mettiamo il pecca dallo stesso lato del golem. Il bocciatore. Allora, facciamo così. Mettiamo il principe nero più indietro. E se riesco il mega tipo così è buono, che gli picchia direttamente là. Il golem è praticamente caduto. Il mio mega sgar ha ucciso il moschettiere, che erano danni da lontano indesiderati. Qui ci metto il bombarolo che non viene targettato. E dai, è così. Dai che polverizziamo tutto, cazzo. Ora c'ho il boia davanti, il cerbottaniere dietro, che dovrebbero sciogliere la torre. E seconda torre presa significa mettere il pecca in base. Vai, vai, sì. Oh, what? No! No! Mi sono deconcentrato, non l'avevo visto quello. E allora, ragazzi, o la va. Facciamo fuori sta torre e prendiamoci le corone. Vai, merda, vai! Sono vecchio, ma ti spacco tre corone dentro al sacco. Principe, il mega sgherro, il boia che trita qualsiasi cosa gli viene posta davanti. Cioè, dovrebbe essere allucinante. Guarda il boia, ma che roba è il boia. Siamo stati molto fortunati anche in quella situazione. Però la fortuna è alla base dei giochi, no? Mi sta mettendo tutto in pasto. Ho già macinato tutte le sue truppe. Sento di essere in vantaggio ed è per questo che adesso, oltre a fare questo in ritardo, mannaggia me, devo mettere anche le estrattore di elisir. Scusate se i miei riflessi non sono al top, ma sono invecchiato da un momento all'altro, come potete vedere. Estrattorino glielo butti lì. Poi bombarolo che caccia di sotto il minatore, che fa parecchio male. Adesso parte l'attacco. E che sfiga però lì, mannaggia la miseria. Bene, ha messo delle truppe che non vorrei vedere in questo momento. Dobbiamo counterarle. Su, cerbottaniere, datti da fare. Non sei stato per niente utile. Abbiamo quasi perso una torre. Sì, così, vai così, tranquillo. Non
butto nient'altro, va bene così. Porca baby, mettili gli sgherri, stronzo. È finito. Boom, boom. Si pota, raga. Si pota. E volevi. Sta cadendo, fa giù la base. No, principessa, devi morire, mi dispiace. Prendete in piena la principessa, pecca, non morire. Dai, a sta briscola, sbadem. E ce la porti. Oddio, oh mio Dio. Pecca su pecca su pecca su pecca. Un altro pecca è arrivato, eh. Tranquilli, siamo tutti in base sua. Tre corone garantite, probabilmente. Datti da fare. Massacrate tutto. Cioè, i boia non so come sta reggendo ancora in piedi l'anima con i denti. Ammazzate quei barbari scelti che voglio vincere la partita. Sbam! Il mazzo mascherato è una bomba. Questo è quello che commenta sempre i video. Primo, lui butta quella brutta carta chiamata Scintilla. Ma io me ne infischio. Me ne infischio, ma non è vero, perché mannaggia la miseria. Il cavaliere ha voluto per forza rincorrere il gigante. Adesso siamo messi male. Mi pare più che giusto, no? Oi, 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 che dolore, che dolore, che dolore. Caccialo giù, ti prego. Non può sparare in aria quella Geggio. Non può sparare in aria. Distruggetegliela! Wow! Bravi! Non abbiamo fatto magari chissà cosa, però l'importante è non essere in svantaggio. Il bombarolino purtroppo non vedrà vita lunga perché sta per morire. Veleno sul mio estrattore. Oh mio Dio, allora sei proprio un cattivone. Direi di partire con il boia più dietro. Poi riusciremo ad arrivare a 10 Elisir, cerbottaniere e poi pecca. Anche se mi sa tanto. Oi, 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 che male. Il pecca forse è meglio metterlo davanti. Di qua, andiamo di qua. Freghiamocene del fatto che abbia messo la scintilla dall'altro lato. Devo per forza mettere il pecca. Disastro! Raga, disastro! Meno male, è tornato indietro! No, vabbè, abbiamo perso la torre. Abbiamo perso sicuramente la torre. Fai danno lì, ti prego. Oh, porca mignotta! Vai, 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 pecca! Almeno pareggiare quello che ha combinato con la Geggio, eh! Vai così un altro! Raga, 11 di vita! E giù anche la torre! Buono, sono contento! Siamo messi decisamente bene. Metti un boia qua a difendere. Sì, sì, ma... sì, che culo ha messo gli sgherri! Prendili in pieno, prendili in pieno! Tutti quanti, godo, godo, godo tantissimo! Ci vuole il pecca, ci vuole il pecca. Cacciagli giù quella roba lì. Staga, ma bom bom. Va bene, va bene, va bene. Siamo vivi. Non so come, ma siamo ancora vivi. Tranquilli. Salvate la vostra torre, ragazzi. Sacrifico il bombarolo. Per forza, per forza. Girati, girati qua. Non si è girato. Però lo scudo del cavaliere l'ha protetto tantissimo. Pecca, è giunto il tuo momento adesso. Non gliel'ha data la briscola. Va bene, probabilmente perderemo la torre perché ha tirato un'altra veleno. Ma poco importa, perché stiamo accumulando un sacco di elisir. Quello lo glielo cacciamo giù così. Abbiamo due estrattori poderosi. Uno però, non lo sapete, tira. No, merdoso. Vaffancuore. E allora ci penso io se tu butti quello. No, no, non ti girare, non ti girare, non ti girare. Scintilla, mi raccomando. E va bene. Pecca sotto torre. Un colpo andato. Un altro pecca. E due colpi andati. Un altro, tre colpi andati. E dai, quattro colpi andati. E buttala giù. E butta giù quella cazzo di torre. Ti prego. Spara qui. Non ci sto credendo. Non posso pareggiare sta partita, eh. Io merito di vincere. C'ha 30 di vita la torre, ragazzi. Mi prego, un po' di concentrazione. Ho bisogno della tronco, ho bisogno della tronco. Eccola, 7 6 5 4 3 2 1. No, no, non è vero, non è vero. Che schifo, che vergogna. Certo. Becca di sta briscola. Bam. Puoi salutare il tuo gigante. Adios, bello. Adesso una buona carta è sicuramente il boia. In caso mettesse tipo degli sgherri. E tengo pronta la tronco contro eventuali scheletrini che non ci sono per ora. Vabbè, la tiro lo stesso la tronco, eh. E chi si è visto si è visto. Bam. Ma no, 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 perché ha cambiato target? Perché non hai picchiato quello? Coglione! Devi uccidere il boss di... Affanculo il boss che termina nel nome. Mi ha fatto comunque un sacco di danni, quindi va bene lo stesso. Questo fai così. Dai, e caccia sta bomba. È il momento dell'estrattore di Elisir. Questa maschera sta diventando ormai parte del mio viso. Il gigante, un'altra volta, eh. Va bene, direi che giochiamo come prima. Con la piccola differenza che adesso devo mettere anche questo qui. Perché vaffanculo il gigante è in base. Quello lì si è fermato. Non ci posso credere. Ho quasi perso una torre. Rendetevi conto. Adesso in preventing butterò questo qua e questo di qua. Vediamo un po' cosa succede. Tanto so che arriva dietro il bocciatore, eh. Cioè proprio chiamata, telefonata. Sì, gli ha dato il colpo prima di morire. Bravo. Ora che siamo dritti in base sua, direi di mettere un altro estrattore e di guadagnare questo vantaggio. C'è il bottaniere qui. Quella lì probabilmente riuscirà a farci esplodere la base. Grande, grande, uccide. No, quasi. Però ce n'ho un altro, ce n'ho un altro. Tranquilli, raga. Scabem. Bravo. No, no, no. Ti prego, picchia la torre, picchia la torre. Vai, vai, vai.
E vi ho detto che il vecchio si porta le tre corone nel sacco. Wow! L'ultima partita di oggi. What the fuck? Il drago infernale mi preoccupa tantissimo. Cacciatelo giù adesso, bravissimi. Bravo, morto. Oh, che bello che è morto subito. Che goduria. Vai, boia. Fai scudo vivo. No! Cerbottaniere, sei inutile, cazzo. Sei un cazzo di inutile. Si è messo davanti. Erano danni gratuiti. Drago infernale è tipo un grosso problema per il nostro Pekka. Ma io ho due estrattori di Easy, quindi me ne sbatto completamente. Vai Pekka dietro. Dobbiamo counterare il drago infernale. Ricordatevi queste parole. Fondamentale uccidere il drago infernale. Super fondamentale uccidere quello. Uccidete il drago. No! No, il mio Pekka. Il mio Pekka muore così. Si è sganciato. È un miracolo. Si è sganciato il Pekka dal drago infernale. Vai, vai così, raga. Vai così, raga. Ammazzate quella merda lì. Il Pekka è ancora vivo. Spingilo. Spingilo. È morto il Pekka. Va bene. Non vinceremo mai questa partita. Metti il drago infernale. Infame. L'ha messo ora. È troppo tardi. È troppo tardi. Sì, sì, Pekka. Prenditi la torre. Prenditi la torre. Bravo. Qui ci mettiamo un bel mega sgherro che intanto fa un po' di macello. Lì devo stare non attento di più. Non attento di più. Non voglio perdere la base. Vi prego, vi prego, vi prego. Non posso perdere la base. Non posso perdere la base. Non posso perdere la base. No, 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 no. Vi supplico. Sì, muore, muore, morte, 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 morte. Ok, miracolo. Dobbiamo difenderci adesso. E basta, non dobbiamo fare nient'altro. 10 secondi per non perdere questa partita. È fattibile, vi prego. Ditemi di sì. Wow, good, 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 good. Sì. La porta a casa il vecchio. Sono più vecchio di Papà Vegas. Cari amici, questo video termina qua. Oh, oh, oh mio Dio, sono ringiovanito. 50 anni in un secondo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete altri video del genere, spolliciate, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Scrivetemi nei commenti le carte più inutili di Clash Royale e ci farò un video a parte. Ci vediamo nei prossimi giorni, nel prossimo video. Se volete iscrivetevi al canale, qua da sempre è tutto. Essere o non essere? Il dubbio amletico? Però è inquietante sta maschera. Per i più temerari che sono arrivati alla fine del video, volevo dirvi che sul canale di Ganja, che trovate qua sotto in descrizione, è uscito un nuovo video insieme su H1Z1. Ci siamo divertiti un bordello a registrarlo. Vorrei che lo vedeste perché è davvero molto divertente. Vi ringrazio per la visione e grazie se farete un salto sul suo canale commentando Ganja puzza. Stepney deve ancora imparare a giocare. Ciao!